Thousands gathered around the Colosseum to participate in the way of the cross with Pope Francis. As usual, the cross was carried around this historic monument. This year, the readings reflected on the horrors of human trafficking, especially of girls and women, during the 14 stations of the cross. Pensiamo ai bambini in varie parti del mondo, come una minorenne dal corpicino gracile. Incontrata una notte a Roma, Che uomini a bordo di auto lussuose facevano la fila per sfruttare. Eppure, poteva avere l'età delle loro figlie. Prostitution, hunger e loneliness. I texti descrivono la harsh reality faced daily by refugees and migrants abandoned to their fate. Dove sono oggi i nuovi Cirenei del terzo millennio? Il loro esempio ci ispiri. A impegnarci a non far sentire la solitudine a quanti agonizzano oggi, nei troppi calvari sparsi per il mondo, tra cui i campi di raccolta, simili a lager, nei paesi di transito, le navi a cui viene rifiutato un porto sicuro, At the end of the way of the cross, the Pope recited a litany that calls for action against all crimes and sins that scourge the world and are sometimes committed by members of the Church itself, such as abuses. Signore Gesù, aiutaci a vedere nella tua croce tutte le croci del mondo, la croce dei piccoli feriti nella loro innocenza e nella loro purezza. La croce dell'umanità che vaga nel buio dell'incertezza e nell'oscurità della cultura del momentaneo. Signore Gesù, ravviva in noi l'esperanza della resurrezione e della tua definitiva vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen. Throughout the way of the cross, the Pope looks saddened. Good Friday is a day where all Christians silently contemplate the weight of evil. tanto somni suplir...